Favoriti i dilettanti italiani sul circuito di Lussemburgo. Pronostico rispettato, anche se il campione mondiale Ghidini sarà costretto al ritiro. La maglia iridata passerà a Luciano Ciancola. Drammatica volata in cui il romano all'esterno rimonta tutti precedendo di pochi centimetri l'olandese Van der Berkel, ingiustamente classificato alla pari dalla giuria ma poi giustamente squalificato per cambio di bicicletta. Rivestito dalla maglia arcobaleno, Ciancola risponde commosso alle acclamazioni della folla. Vittoria italiana nel campionato dilettanti, beffa per tutti in quello dei professionisti. Lo concluderà il solito volatone. Si azzuffano i favoriti, salta la sella Fiorenzo Magni. Uno sconosciuto, il tedesco Müller, si aggiudica la vittoria. Fine ingloriosa di una competizione che da molti anni non è più un campionato del mondo.